Footbox. Footbox. Si trova a Torrevecchia Teatina, in provincia di Chieti, a Sixta, l'importante centro medico-riabilitativo che dispone di tecnologie e tecniche avanzate, quali visite specialistiche in ortopedia, neurochirurgia, fisiatria, chirurgia vascolare, odontoiatria e medicina legale. Specialisti anche in terapia fisica e manuale, ad esempio kinesiotape, crioterapia, ginnastica posturale e correttiva e riabilitazione pre- e post-operatorie. Diagnostica dalla semplice ecografia alla videocamera termica. Nella famiglia del centro a Sixta è da poco entrato a far parte il Chieti Calcio del neo presidente Filippo Di Giovanni e del vicepresidente Jonathan Basile, nonché proprietario del centro a Sixta. Nei giorni scorsi, presso la struttura, si sono sottoposti ad un controllo dell'apparato muscolo-scheletrico, prima della firma su contratti, a cura del dottor Palmieri, e nuovi acquisti del Chieti Calcio, Micciche, Palella e Di Ciccio. Siamo oggi con Filippo Di Giovanni e Jonathan Basile, rispettivamente presidente e vicepresidente del Chieti Calcio. Al presidente chiedo come a Sixta collaborerà con il Chieti Calcio. Beh, innanzitutto Jonathan Basile, che è il patron di questa splendida struttura, è mio socio in questa avventura, insieme agli altri amici, ma è il mio socio, diciamo, con un ruolo forte, in quanto quest'anno già la sua prima esperienza nel mondo del calcio riveste l'importantissimo ruolo di vicepresidente. Sarà la persona che starà a fianco a me, mi starà vicino durante tutto quest'anno ed è, insieme allo staff dirigente, la persona che ha contribuito a portare un grande entusiasmo all'interno di questo sodalizio, un sodalizio che si è rinnovato, un sodalizio di ragazzi giovani, di professionisti seri, affermati nel proprio lavoro, che intorno al progetto di rilancio del calcio teatino stanno cercando di costruire qualcosa di unico. All'inizio erano state fatte delle promesse, queste promesse sono state mantenute? Sicuramente con le visite mediche che sosterranno presso il centro a Sixta oggi i nuovi acquisti Micciche, Palella e Di Ciccio testimoniano il fatto che gli impegni presi in sede di presentazione sono stati ampiamente mantenuti. La Chieti Calcio porterà avanti un progetto ambizioso. Quali sono i benefici di avere una struttura come a Sixta che vi assiste? Guarda, in questi anni di sport ho imparato una cosa: la cura dei particolari ti fa fare la differenza. Avere una struttura dotata di professionalità importanti da un punto di vista medico, e una su tutti il dottor Palmieri, che sarà il responsabile ortopedico della Chieti Calcio, e da un punto di vista tecnico, con tutte le attrezzature che il dottor Basile con Assixta metteranno a disposizione per la diagnostica e per la cura dei calciatori quest'anno, sarà veramente uno dei valori aggiunti per questa società. Avere a disposizione un proprio centro medico con dei professionisti che seguono 24 ore su 24 per un intero anno sportivo la squadra, credo che sarà un elemento di grande valore aggiunto che sicuramente contribuirà a rafforzare l'intero progetto sportivo. Come mai a Sixta ha deciso di collaborare con il Chieti Calcio? Allora, questo è un progetto nato già agli inizi della scorsa stagione, che però quest'anno, con la mia entrata nella dirigenza, ha preso sempre più piede. Quello che noi intendiamo fare con Assixta e con i professionisti di Assixta è portare una grossa professionalità nel mondo sportivo e aprire anche questa offerta medica a tutta la collettività. Thank you.
Siamo con il dottor Palmieri, esperto in ortopedia e traumatologia. Visto che lei collabora con i calciatori, che consigli si sente di dare a chi fa questo mestiere? Beh, questo è un mestiere che mette a dura prova il loro apparato muscolo-scheletrico e devono lavorare quotidianamente anche in doppia seduta, ma la cosa particolare è che in questo periodo, soprattutto della stagione, devono fare un lavoro per cercare di evitare gli infortuni durante il campionato, quindi è bene fare un'adeguata preparazione. Spesso questa si può associare anche a un lavoro in acqua oltre a quello che sul campo, lavorare molto coi pesi per rinforzare i muscoli, stimolare tanto l'apparato propriocettivo e cercare soprattutto lì dove è possibile di eseguire, oltre a un'adeguata preparazione fisica, anche un'adeguata alimentazione, perché questa poi ci aiuterà durante l'anno con tutto il fabbisogno energetico di cui loro insomma dispongono. E quali sono i traumi a cui vanno incontro più frequentemente i calciatori? Beh, generalmente le articolazioni del ginocchio e della caviglia sono quelle messe più a dura prova, quindi spesso ci troviamo di fronte a traumi o contusivi o distorsivi del ginocchio e della caviglia che possono portare anche lesioni che compromettono addirittura tutta l'intera stagione. Motivo per cui, come dicevamo prima, la prevenzione è importante, motivo per cui fare subito comunque una diagnosi e trattarli nel più breve tempo possibile per poi rimetterli in campo, visto che loro hanno bisogno di esercitare insomma questo sport e ritornare subito alla loro attività. Siamo con Michiché, calciatore del Chieti. Qual è lo stile di vita adatto ad un calciatore? Beh, non è che ci sia uno stile di vita adatto, semplicemente conviene evitare di fare abusi, non so, di alcol, di fumo e cose del genere per mantenere sempre il corpo più sano e più in forma per poter intraprendere meglio l'attività. Boss.